I restyling non sono tutti uguali. Fino a qui siamo tutti d'accordo, possono differenziarsi per mille motivi. Ce n'è uno in particolare al quale dobbiamo prestare molta attenzione. Qual è questo motivo che può fare la differenza, anzi che fa la differenza? L'ambiente in cui è collocato il mobile al quale dobbiamo fare restyling. Uno di questi ambienti è proprio il bagno. Il mancato rispetto di alcune regole in un ambiente così delicato potrebbe rovinare presto il nostro lavoro. Iniziamo. Smonta tutto ciò che ti è possibile smontare. Poi con il nastro di carta gommata maschera tutto ciò che devi proteggere dalla pittura. Particolare cura deve essere prestata alle fasi preparatorie. Saltare infatti queste fasi, quelle che precedono l'applicazione del colore, significa vedere il lavoro rovinarsi in pochissimo tempo. Di fondamentale importanza è il passaggio con la carta abrasiva. Serve per togliere tutto ciò che si sgretola come scaglie di vecchia vernice, e questo può accadere proprio in particolare nei mobili che sono a contatto con l'umidità. E vai a guardare, a verificare in particolare proprio nelle zone più vicine al lavello. Inoltre, carteggiare bene ti permetterà di rendere opaca la superficie lucida, quindi non è necessario assolutamente ritornare a legno grezzo. La carteggiatura serve solo proprio per eliminare la parte più superficiale. Ti ricordo che è importante la carteggiatura anche se il tuo mobile bagno è in laminato. Alla fine elimina con cura la polvere e poi sgrassa bene soprattutto le ante che vengono toccate spesso utilizzando un panno bagnato e dell'alcol denaturato. Durante tutte queste fasi che ti ho appena descritto si è in contatto con le polveri e quindi mi raccomando proteggiti le vie respiratorie. Terminata la fase di pulizia, si applica una mano di primer. Utilizza prima il pennello per tutti i dettagli, le cornici, e poi con il rullo. Il rullo che sto utilizzando è in Moltopren floccato ed è specifico per cicli a base acqua, quindi smalto e primer all'acqua. Ti ricordo inoltre che è appena uscito il mio ultimo ebook Patinare con le velature di colore. Puoi scaricarlo gratuitamente con il link, utilizzando il link che ti ho messo giù nella descrizione o info box di questo video. Vai subito a scaricarlo. Terminata l'applicazione del primer, lascia asciugare fino al giorno seguente.
Il primer, una volta asciutto, va levigato con una spugna abrasiva. Io sto utilizzando una grana 180. Questo accorgimento permette di migliorare l'adesione dello smalto. Prima di applicare lo smalto, comunque ricordati di passare rapidamente con la spugna per eliminare il leggero pulviscolo proprio che si forma in questa fase. Quindi il supporto prima di applicare lo smalto deve essere perfettamente pulito e asciutto. Queste fasi di levigatura e di pulizia sono quasi più lunghe da descrivere che in realtà da fare, portano via pochi minuti e ti assicurano un lavoro più solido. Siamo arrivati alla fase di finitura. Il prodotto più adatto come finitura è uno smalto all'acqua, naturalmente del colore e della lucentezza che preferisci. Io qui nel video che vedi, nel lavoro che sto eseguendo, ho scelto uno smalto di un colore grigio rosato, completamente opaco, molto chiaro e luminoso, perché l'obiettivo era proprio quello di dare più luce a questo bagno che non è grandissimo. Il procedimento è il medesimo utilizzato per l'applicazione del primer. Quindi si inizia con un pennello piccolo per rifinire prima tutti i dettagli, poi con un pennello più grande oppure con il rullo per le campiture appunto più grandi. Lo smalto all'acqua si applica in due mani aspettando 12 ore tra una mano e l'altra. Una volta completamente finito il lavoro e quindi una volta che lo smalto sarà perfettamente asciutto, il supporto è lavabile ed è l'ideale proprio per questo tipo di superfici di uso quotidiano che vengono spesso sollecitate. E inoltre devono essere anche pulite facilmente e che spesso sono a contatto naturalmente con vapore, acqua, umidità e sbalzi termici. Lo so che molti di voi se lo stanno già domandando e quindi prevengo la domanda. È assolutamente superfluo dare un protettivo sopra lo smalto perché, come ho già detto sopra, lo smalto è già esso stesso una finitura lavabile ed impermeabile, quindi aggiungere ulteriori strati potrebbe anche peggiorare la situazione, nel senso che più si stratifica, più si aumentano gli spessori e più fragile e vulnerabile agli urti diventa il nostro lavoro. Una volta terminata la stesura del nuovo colore, puoi procedere alla decorazione, se lo desideri naturalmente. Bisogna utilizzare sempre degli smalti all'acqua di un colore diverso, oppure puoi modificare una piccola parte del colore di base aggiungendo qualche goccia di colore acrilico. Io sono abituata a fare solitamente uno schizzo, un bozzetto, un disegno per progettare il lavoro che andrò a svolgere. Questo mi serve sia per avere le idee chiare di quello che andrò a fare, di come poter apportare poi eventuali modifiche in scala reale, e poi serve anche per presentarlo al cliente che si farà subito un'idea di come verrà il lavoro. Il lavoro di restyling a questo punto è terminato. Tutte le ante e le varie parti possono essere rimontate al loro posto. Il mio consiglio è quello per i primi giorni o almeno per la prima settimana di adoperare cura e delicatezza nell'utilizzo del mobile. Poi la pittura, quando sarà perfettamente polimerizzata e consolidata, renderà il tuo mobile molto più resistente.